You know. No one run, 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 come here right now. Here right now. Here right now. There's only one thing. E bentornati ragazzi, sono Gio, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale e oggi ragazzi siamo qui con un'altra storia della vacanza. La vacanza però che ho fatto a Castagneto Carducci in provincia di Livorno insieme ai cugini del tubo, come ho già detto negli scorsi video. E questa qua ragazzi, non so come chiamerò ancora il titolo, penso tipo un passaggio macabro oppure una notte macabra. Vabbè, allora dicevo, in pratica siamo andati io, che cazzo fa quello là sopra, brutto piccione bastardo. Comunque vabbè, dicevo, io e i cugini del tubo siamo andati in questa vacanza, in questo posto che si chiama Castagneto Carducci. Castagneto Carducci, che in provincia di Livorno è, diciamo, sulla montagna più o meno. Cioè in pullman ci metti, noi ci siamo andati in treno e quindi non c'eravamo mezzi con cui muoverci. In pullman ci metti circa, non lo so, oddio, ci abbiamo messo più o meno 20 minuti ogni volta in pullman per arrivare fino giù in spiaggia, giù dove ci sono tutti i pub e tutto. Quindi tutte le sere dovevamo scendere giù a Marina di Castagneto e ci mettevamo veramente tantissimo in pullman. Ma la cosa più brutta di questo, cioè non era il fatto di andare in pullman, ok, passavano i 20 minuti con i tuoi amici, questo qua porca madosca non so come non è morto. Diciamo che i 20 minuti con gli amici ti passavano in fretta, se stavi lì parlando con gli amici e tutto, vi passavano tranquillamente. Il problema non era che non cioè ci annoiavamo se eravamo nel pullman. Il problema più grande è che dopo un certo orario, che era dopo mezzanotte c'era l'ultimo pullman per tornare indietro. E quindi noi saremmo dovuti rimanere massimo fino a mezzanotte giù in città per festeggiare, cioè per festeggiare, per bere un po', per stare in discoteca e tutto, e tornare su massimo a mezzanotte. Perché sennò a piedi è impossibile, sono 8 km, che comunque voi direte, vabbè Gio, 8 km non è tanto. Sì, ok, però immaginatevi una strada totalmente buia, senza neanche un lampione e totalmente in salita per andare sulla montagna coi tornanti e tutto, cioè. Poi questa movimento così molto swag ci sta, figa, mi sa che la metterò il rallentatore non sotto la musica. E quindi diciamo andare a piedi, far quella strada, proprio quella strada lì a piedi, diciamo, uno è molto rischioso e due era molto stancante. Magari soprattutto dopo una serata che ti divertivi, bevevi, eri stanco e tutto, quella strada non c'avevi voglia di fartela a piedi. Però noi non sapevamo che i pullman ci fossero solo fino a mezzanotte, pensavamo fossero magari un po' più in ritardo. Però alla fine abbiamo detto, vabbè, non penso che ci saranno i pullman fino alle 2, alle 3. Allora abbiamo detto, aspettiamo il pullman di linea della mattina. A questo punto facevamo after e prendevamo il primo pullman della mattina. A Rimini il primo pullman della mattina era alle 5. E quindi abbiamo detto, cazzo, vabbè, ci sarà anche qua il pullman alle 5. Sì, sì, proprio ogni volta Gioia da per scontato tutto, Gioia da tutto per scontato. Infatti succedono sempre i casini. Però i casini, però se non ci fosse Gioia che da tutto per scontato non ci sarebbero tutti questi video. Quindi, grande Gioia. E vabbè, allora la prima sera che arriviamo là, proprio la prima sera che siamo arrivati là, abbiamo detto, dai cazzo, andiamo in discoteca lì a Marina di Castagneto. Quindi siamo dovuti scendere col pullman, andare lì in discoteca, abbiamo ballato tutta la sera e, oh mio Dio, e comunque ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto un sacco di ragazze, perché comunque eravamo andati con la GoPro di un amico di Andre, che comunque ha raccontato la storia della GoPro che si è persa, bla bla bla. Eravamo andati con la GoPro e quindi tipo, se voi ballate in discoteca con una GoPro con l'asta, non è che la figa vi viene attorno, no, di più. Allora noi finiamo di stare in discoteca, cioè usciamo dalla discoteca alle 4 e mezzo. E usciamo dalla discoteca e diciamo, ok, dobbiamo tornare a casa, avviciniamoci alla fermata del pullman. Ci avviciniamo alla fermata del pullman e vediamo gli orari. Primo pullman della mattina è alle 7. E alle 7 ed erano le 4 e mezzo. Ed era buio ed eravamo stanchi, eravamo... No, rabbia di nonno, eravamo arrabbiati, però eravamo veramente tanto stanchi dopo, perché ci eravamo fatti tutta la mattina il viaggio in treno per arrivare fino a là, che erano 5 ore e mezza di treno, diciamoli tutte, cioè tanto. Che no, ci abbiamo messo veramente tanto arrivare col treno fino a là. E poi la stessa sera di cui siamo andati. Oddio, no! Ha tirato la cam! No! Ci hanno tirato la cam contro. Cioè diciamo, ma che cazzo è che va tutto così piano? Sì, ma non si vede nulla però. Vabbè, comunque allora nulla. E noi decidiamo, vabbè, iniziamo a farcela a piedi. Ce la stavamo percorrendo a piedi. Siamo arrivati, abbiamo fatto neanche 500 metri e abbiamo già iniziato subito così. Eravamo così in mezzo alla strada a chiedere pit stop. Cioè perché mi ha detto, raga, è impossibile. E la maggior parte delle persone ci suonava e basta. Non si possono dare brutte troie.
ci passavano di fianco, sono bip bip e se ne andavano. E no, no, cazzo, aiutateci, vi prego. Ma nonostante tutto, Joey non quitta. Quindi questo è un buon insegnamento che voglio darvi. Qualsiasi cosa succeda, amichetti, non quittate mai dalle sessioni. Allora, a un certo punto ci capita un culo. Cioè, immaginatevi voi la nostra situazione, che noi eravamo totalmente disperati, quasi incazzati, perché comunque dopo un po' ti scazza stare tutto il tempo in giro a camminare se nessuno ti caga per il pit stop. Immaginatevi che vi si ferma un... cioè, tutti con tutti con giubbotti. Oggi è inverno, tutti col colma, Cristo. Morite, cazzo. Qualsiasi persona ci sarebbe andata bene, figa. Ci capitava anche un comunista, un napoletano, va bene. Qualsiasi cazzo di persona. Allora, a un certo punto, vedi che arriva sto cazzo di oddio. Arriva sto furgoncino, ragazzi, il furgoncino della nonna, con dentro un hippie con la barba lunga, con i capelli lunghi, sembrava mezzo Gesù. E abbiamo detto, scusa, ci puoi dare su un passaggio? Lui ci fa, sì sì, va bene, dovete andare a Castagneto. Dai, salite su che vi porto io. E io felicissimo, siamo saliti proprio tranquillamente, non ci siamo resi conto di niente, tutto. E ho iniziato a farci delle domande, tipo, ragazzi, di dove siete? Quanti anni avete? Ma siete con i vostri genitori? Come siete scesi? Tutte domande così. E io ero un po' brillo ancora dalla serata prima, perché comunque avevo bevuto stranamente, cioè non beve mai. Dicevo, avevo bevuto dalla serata, cioè dalla stessa sera praticamente, e avevo, diciamo, ero un po' ubriaco. E quindi rispondevo tranquillamente a tutte le domande. Tra l'altro, anche se non mi faceva domande, io continuavo il discorso tipo, ma siete quelli da soli? No, no, non siamo con i nostri genitori, però anche comunque siamo minorenni, quindi ci hanno, diciamo, ci danno confidenza ai nostri genitori a farci andare minorenni, tutto. Ci ha accompagnato fino quasi davanti casa. E porca miseria, ragazzi, ci ha detto, ragazzi, volete che vi accompagno fino davanti casa? E io là non cioè là ci ho pensato subito e ho detto, no, aspetta un attimo. Cazzo, questo qua è un cazzo di disturbatore, aspettiamo un attimo. Diciamo meglio di no, meglio che andiamo a piedi da lì, che mancavano a 100 metri. E raga, cazzo, là mi sono accorto, dopo tutto il discorso, cioè dopo tutta la parlata che facevo con lui, che parlavo di tutto, di dove abitavamo, quanti anni avevamo e tutto, se qua ci fa, ma volete che vi porto a casa? E ho detto, no, no, tranquillo, vabbè, dai, andiamo. E, madonna, raga, è stato veramente inquietante, cazzo, io ho avuto paura. Soprattutto ho avuto paura dopo che ho realizzato tutto questo, perché questo, cazzo, poteva portarci in un capannone da qualche parte, poteva portarci in mezzo alla campagna, perché lì non abita un cazzo di nessuno, cioè, sei proprio io, Manu, ando di cucina del tubo e basta. Non c'è nessun altro in quella città di merda, per farvi capire. E abbiamo rischiato di prenderlo dritto nell'ano. Comunque, ragazzi, il video di oggi è finito. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un bel commento. Questo è durato abbastanza tanto. Abbastanza tanto non si dice. È durato abbastanza, ragazzi. Ho parlato in continuazione senza... pochi tagli ci sono. Lasciate un bel like, un bel commento. Passate in descrizione se avete bisogno di informazioni. Non chiedetemi la canzone della intro, perché non la so. Ora tutti a commentare canzone della intro, morite. Da giù è tutto, bella.